61esima edizione della regata Siracusa Malta, quali le novità e chi ha contribuito a realizzarla in tempo di pandemia? Siamo contenti di presentarvi la 61esima edizione della regata Siracusa Malta, una regata organizzata grazie all'intervento di due circoli velici importanti, la Lega Navale Italiana sezione di Siracusa e il Royal Malta Club di Malta. Una regata che potremmo definire un fiore all'occhiello della marineria siracusana, una regata che ci appartiene da ben 61 edizioni, 60, questa è la 61esima, una regata che purtroppo quest'anno subisce anche lei quello che è la nostra pandemia mondiale. Questa regata è stata organizzata grazie al contributo di molti partner sponsor, ma soprattutto a un comitato di esperti velici siracusani che si è messo a disposizione per l'organizzazione e tutto quello che è l'Interland della Vela. Devo ringraziare soprattutto chi ha contribuito anche in maniera organizzativa vera e propria, ringrazio i maltesi che purtroppo ancora non sono presenti, ma da domani avremo. Vi aspetto tutti domani ore 18:30, 19 anzi, per il briefing della regata, partenza giorno 4 mattina davanti al porto piccolo di Siracusa. Vorrei che la città fosse presente in massa a guardarla, chi vuole raggiungere in barca. Arrivo a Malta il 5 domenica, dove ci sarà la premiazione. In termini di adesioni, quante vele si spiegheranno al vento? Molte barche siracusane, per un totale avevamo 35 barche, ora siamo una ventina circa. Aspetteremo fino all'ultimo momento, se sono ancora aperte le iscrizioni, quindi il numero preciso l'avrete il giorno della partenza. A Siracusa Malta quest'anno si arricchisce di una nuova veste, perché non verrà svolta sulle canoniche 85 miglia tradizionali che l'ha contraddistinta per 60 edizioni, ovvero partenza da Siracusa e arrivo diretto a Valletta, dove già sono da considerare due regate importanti, cioè due regate in una, perché c'è una lunga costiera fino a Capopassero e poi da Capopassero fino a Malta una regata d'altura vera e propria al centro del canale di Sicilia. Quest'anno la regata si arricchisce di una, appunto come ho detto prima, di una nuova veste che la porta ad una distanza di 108 miglia per la precisione e verrà effettuato il giro esterno dell'isola di Gozo e il passaggio all'interno del canale di Comino tra l'isola di Comino e l'isola di Malta. Diventeranno così tre regate in una, ovvero una lunga costiera da Siracusa a Capopassero, una altura vera e propria da Capopassero fino all'isola di Gozo nel canale di Sicilia e una regata molto tecnica tra le isole di Malta. Questo ci consente la possibilità di accedere al campionato italiano offshore, ovvero di tutte quelle regate che superano le 100 miglia di distanza, e così spereriamo per gli anni a venire di intercettare un numero di partecipanti molto più numeroso e soprattutto molto più competitivo.